Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci troviamo su Final Fantasy IV, dove nella scorsa puntata Kane ci è venuto a proporre uno scambio, ovvero il cristallo della cittadina di Troia per la nostra Rosa. Nel frattempo abbiamo anche sconfitto Cagnazzo, che era per l'appunto un tirapiedi di Golbez, ovvero l'arcidemone dell'acqua, che si era sostituito al re di Baron. Ed è per questo che effettivamente, diciamo, il re non era più la stessa persona che il nostro Cecil conosceva. Siamo di fronte alla cittadina di Troia e al castello di Troia. Vi volevo fare vedere un attimo la mappa, perché adesso è possibile esplorare con la nostra aeronave gran parte della mappa ufficiale di gioco. Io già comunque ho esplorato bene o male tutti i confini, me ne restano giusto un paio, ma che ho tralasciato per successivamente poi esplorarli con più calma, anche perché dovrò affrontare poi una serie di level up dei miei personaggi, quindi per il momento lascio stare così. Allora, vi faccio vedere intanto che questa appunto è la cittadina di Troia, quindi qui è dove effettivamente noi dobbiamo incentrarci al momento per la storia, però più precisamente dobbiamo andare qui, ovvero al castello dove è custodito il cristallo. Incominciamo ad esplorare un pochino la zona, vediamo un po' che cosa c'è, cosa non c'è, cosa possiamo fare, cosa non possiamo fare, eccetera, eccetera. Allora, qui non abbiamo nulla di che, da qua si può uscire però. Esatto, ed andare verso le torri, come sempre. Chissà che qui non ci sia. La cetra di Edward giace sul pavimento. Oh, abbiamo trovato Edward. Dall'elfo oscuro. Devi salvare Rosa. Bene, abbiamo rincontrato una vecchia conoscenza. Altro qua però mi sa che non c'era. Quindi torniamo indietro. Anzi, andiamo dall'altro lato, anche se qua. Ok, va bene così. Sempre esplorare, sempre. Ah, questa è la. Sì. Solo chi è permesso delle sacerdotesse può passare. Il permesso delle sacerdotesse. Non mi ricordo effettivamente. Qua intanto non c'è nessun permesso, quindi io direi che qua posso tranquillamente prendere tutto ciò che mi serve. Madonna mia, tutto che si blocca.
Anello di rubino, anello di rubino. Bene. E questo, sacerdotesse o non sacerdotesse, me lo pappo io. Qua adesso, se non sbaglio, si poteva uscire. Yup. Però sì, effettivamente già qua. Qua se non sbaglio, sì, ritorniamo indietro. Ok, no, allora voglio fare una cosa, aspettate, perché mi sono un attimo confuso. Ecco, volevo andare di qua. Liquore di Bacco. No, qua non c'era più niente. Però mi ricordavo. Boh, può essere. Ovviamente è da tanto che non. Che non esploravo qua. Quindi potrebbe starci che mi confonda. Aspettate un attimo. Ok. Ora qui c'è invece la sala del cristallo, che se non sbaglio, e infatti non c'è praticamente. E uno dice, oddio, e ora mo che faccio? Bella domanda. Il cristallo non c'è. Come ci ha detto Edward, è stato rubato dall'elfo oscuro. Sono nella sala più avanti, le sacerdotesse. Allora, aspetta. Ecco, se nella caverna che c'è a nord-est usi armi o armature di metallo, non riuscirai quasi più a muoverti. In una caverna su un'isola. Una caverna su un'isola. Va bene, possiamo andare. Ora, come avete sentito dai suggerimenti, tra virgolette, se utilizziamo armi e armature di metallo non riusciremo a muoverci. E questa effettivamente è una bella rottura di scatole. Però vi voglio fare vedere che cosa succede. Allora, andiamo innanzitutto con la nostra nave, aeronave. Sulla caverna nell'isola nord-est, che dovrebbe essere questa. Sì, è assolutamente questa. Il problema è che dovrei atterrare. E qua non mi fa atterrare. Come dovevo fare? Aspetta, forse ci voleva il ciocobo. Eh sì, perché qua vedete c'è il bosco. Il bosco del ciocobo. Però qua non mi fa atterrare. Dannazione. Quindi me la devo fare tutta a piedi. Qua non mi fa atterrare. Sì, mi sa che devo farmela tutta a piedi. Allora, prima entriamo qui nel negozio di armi. Perché volevo vedere qua cosa vendevano, a dire la verità. Scorta. No, scorta 1. No, allora per adesso ce l'abbiamo. Scettro Focum. Scettro Gelum. Scettro di tuono. No, lasciamo perdere. Ok. Beh, martello di legno va bene, perché almeno così Sid gli diamo il martello di legno. Va bene, allora andiamo dritti.
Allora, dobbiamo utilizzare un ago dorato qui. E la gran pozione qui. E qui entriamo nella foresta dei Chocobo. Qua vabbè, possiamo far arrivare il nostro Cicciocobo. Ecco, vedete? Il ciocobo nero praticamente ci permette di volare e quindi ci permette di atterrare nella foresta. Però quello che vogliamo fare noi, un attimo, un secondo, perché poi uno... Ecco, e lui può atterrare qui, nelle foreste nere, vedete? E tra l'altro non torna neanche indietro. Qui volendo lo possiamo riprendere, ma non è quello il problema. Se non ricordo male... Il Chocobo non dovrebbe tornare indietro. Ecco, qui nel frattempo c'era... Ah no, non era il passaggio segreto. Boh, mi ricordavo qualche passaggio segreto. Se no, qua vedete, possiamo prendere anche il Chocobo normale. Ma ovviamente il Chocobo normale, una volta che scendiamo, se ne va via. Quindi non ci interessa al momento. Qui abbiamo anche il Chocobo bianco che ci fa recuperare al solito i PM, cosa buona e giusta. Qui abbiamo trovato dell'erba ghisal. Non ricordo se c'era qualcos'altro da trovare qua. No, ma credo di no, credo che già era tutto. Era tutto trovato, cioè nel senso non c'era nient'altro da trovare. E con questo Chocobo nero, tra l'altro, possiamo andare adesso in tantissime zone, perché in alcune zone era impossibile... Ah, giusto, perché sono sceso, quindi mi riporto direttamente al rifugio. E adesso lo possiamo riprendere. Quindi ogni qualvolta voi scendete dalla groppa del Chocobo, vi riporterà successivamente nella zona ovviamente prestabilita. Ora... Con questo Chocobo, volendo, noi possiamo andare in diverse zone, quindi non per forza dobbiamo andare, diciamo, dobbiamo andare lì, dove appunto dobbiamo sconfiggere, tra virgolette, l'elfo oscuro. Possiamo anche esplorare altre zone, perché no? Saremo un po' più lenti rispetto all'aeronave e tra l'altro avremo il blocco delle montagne, quindi dobbiamo, diciamo, circumnavigare tutte le zone via terra. Tecnicamente, come se avessimo una sorta di hovercraft, però volante, no? Quindi tutte le zone, queste un po' particolari così, vedete, devono essere assolutamente esplorate in questo modo. Allora, per il momento a me, sinceramente, esplorare altre zone non mi interessa, anche perché lo farò ovviamente off camera, quindi dovendo fare i level up, dovendo comunque costruire dei team, dovendo fare esperienza, sicuramente non perderò altro tempo. Ciò che interessa a me invece è entrare subito all'interno di questa caverna. C'è un campo magnetico spaventoso. Benissimo. Ed è in questo momento che, come potete vedere, abbiamo tutti addosso il campo magnetico, per cui ridiamo il martello di legno al nostro amico. Ovviamente qua avremo lo scudo di ferro che dovremo probabilmente rimuovere per renderlo un po' più leggero. Poi io purtroppo sono, diciamo, sono ottimizzato con le spade. La spada di Mithril è senza ombra di dubbio abbastanza dannosa, però la spada antica forse... O la leggendaria, non ricordo effettivamente queste qua si sì, dovrebbero essere sempre comunque di metallo, quindi tanto vale che restiamo così. Il coltello di Mithril ha maggior ragione, quindi tu purtroppo devi necessariamente restare così. Poi vabbè, Yang non ha niente addosso e Tella neanche. Infatti, come potete vedere, adesso Sid non possiede più il campo magnetico. Tu probabilmente hai il campo magnetico a causa dell'armilla d'argento. Vediamo se è così. Esatto. E tu dovresti avere la stessa cosa a causa appunto dell'armilla di ferro. Esatto. Per Cecil, vediamo se la spada antica.
gli dà ancora il campo magnetico, sì, ma perché lui giustamente dovrebbe rimuovere forse lo scudo, vediamo se lo scudo. Vediamo se rimuoviamo anche la spada ancora al campo magnetico, sì. Beh, lui purtroppo è perché comunque possiede, esatto, tutte praticamente le protezioni, l'armatura, possiede tutto in ferro, addirittura i guanti pure. Ecco, ora dovrebbe essere senza campo magnetico, esatto, però diciamo che così Cecil fa ridere i polli. Vediamo se il coltello di Mithril gli dà il campo magnetico. Sì, pure il coltello di Mithril. Giustamente è in Mithril, quindi direi che ci sta. Vabbè, allora a questo punto gli diamo tutto l'equipaggiamento giusto e arrivederci e grazie. Tanto campo magnetico per campo magnetico. L'importante è che comunque tutti gli altri personaggi non ce l'abbiano, almeno. E iniziamo. Allora, ok, così siamo un pochino più al sicuro. Diciamo che la cosa più fastidiosa di questo, diciamo, di questo campo gravitazionale è il fatto che non hai modo di poter sbloccarti, se non tramite la magia Esna, forse, non ricordo se funzionava. Vabbè, la prenderemo dopo all'uscita perché forse era quel. Proprio due palle al piede in questo momento sono entrambi. Veramente, non sto scherzando. Due palle al piede. Certo, però questa cosa che è proprio anche il minimo centimetro deve essere esplorato è un po' una cagata, Allora, etere, ecco. Assolutamente, poverino Tella. Il mago Tella. Io lo chiamavo così. No, ma è assurdo comunque come ci crepino immediatamente Sid e Tella. Cioè, di una scarsezza immonda. Una scarsezza immonda. Utilizziamo gli MP di Cecil, tanto visto che non fa niente per ora. No, questo va bene, questo va bene. Niente, non ho altro per dare una difesa migliore, perché comunque questi giustamente. Le armille, queste qua di rubino dovrebbe dargli ora, se non sbaglio.
No, non gliel'ho dato. Allora, aspetta, fammi vedere. Quindi l'armilla di rubino la possiamo utilizzare. Ah, perfetto, ok. Perfetto. Qua dobbiamo stare attenti, vedete, perché anche quel piccolo pezzettino di mappa mi potrebbe costare. È davvero, davvero assurdo. Cioè, ogni volta che colpisco Nutella, gli fanno un colpo critico. Cioè, è veramente pazzesco. Allora, non so se effettivamente io dovessi andare di qua. Però. Utilizziamo magia di Cecil. Ah, c'è anche bersaglio tutti, non l'avevo visto, vabbè. Tre zanne di vampiro. Grazie. Un etere, ottimo, visto che l'abbiamo appena utilizzato, almeno. Allora, di qua prima voglio andare da questo lato. Esatto. Duemila Gael e un altro Edere. Buono. Assolutamente buono. E adesso possiamo ritornare da quel lato. Bene. Ecco, qui c'è un salvataggio con tanto di tutto. Quindi salviamo. Dove salviamo? Qua. Esatto. Sì, vabbè dai, non c'è bisogno di utilizzare una tenda. Non c'è assolutamente bisogno. Anche perché... Allora, poi i danni che beccano sono un qualcosa di assurdo. Oh, artigli fatati, vediamo se danno problemi a Fang di... No, perfetto. Ottimo acquisto questi artigli. Aspetta, perché però qua non vorrei che stiamo andando avanti. Sì, perché qua sto andando praticamente verso la fine del, tra virgolette, del dungeon. Eh sì, perché qua si può risalvare, riutilizzare la tenda. Allora, io invece faccio una bella cosa. Utilizzo salvagente. Allora, ragazzi, qui come avete potuto vedere ho fatto un taglio perché sono tornato indietro ed ho preso i tesori che si trovavano all'interno di questa zona.
Adesso, avendo esplorato tutto, possiamo finalmente continuare, diciamo, no la nostra esplorazione della caverna come prima. Esatto. Che c'è qualcuno con veleno? Ah, sì, devo un veleno. E infatti, come potete vedere, qua siamo al... Come stavo dicendo, siamo al 69%, proprio perché da qui ho usato il salvagente e ho riesplorato la caverna. Questo è il momento migliore per utilizzare la tenda, perché comunque tende dovrei averne. Aspetta che... Ecco. Riordiniamo. Ecco. Dovrei avere le tende, eccola qui. La utilizziamo questa volta. Salviamo e andremo incontro al nostro destino, ovvero incontro al boss di questa puntata, che è appunto l'elfo oscuro. Sì, sovrascriviamo i dati. Assolutamente. E andiamo avanti. Però prima, bel forzieruccio, con un salvagente che non fa mai male. Oh, esplorato anche un super etere addirittura. Ok, dovremmo esserci. Esatto, eccolo lì. L'elfo oscuro con il cristallo lì della terra, bello, vedete quanto è figo. Pam pam. Allora, quello che dobbiamo fare adesso, ecco, a parte il fatto che adesso verremmo disintegrati come se non ci fosse un domani, volevo vedere se con Esna... No, non mi funziona. Bella cagata, non mi ricordavo funzionasse. Rilevamento fallito. Vedete, praticamente non lo riesco neanche a colpire. Se adesso io vi faccio vedere, ogni attacco che faccio non lo riesco a colpire. A parte con le magie, questo sì. Però guardate il danno, quanto è misero. Cioè 43 gli ho tolto. 42. Diciotto. Perché se non ricordo male, qua questo elfo era OP e noi non lo potevamo sconfiggere adesso. Ecco. E tipo ora mi dovrebbe shottare praticamente. Esatto. Madonna mia. Lo sento, se siete gli altri sono in pericolo. E ora arriverà Edward, il nostro aiuto. Che farà la canzone, non mi ricordo quella che era, che praticamente indebolirà, se non mi ricordo male, l'elfo. Esatto, adesso suona praticamente la cetra. Dall'erba sussurrina risuona la melodia della cetra di Edward e l'elfo guardate adesso come sta impazzendo.
È la cetra di Edward. Questo rumore è insopportabile. Ecco, adesso possiamo affrontare il boss in maniera esemplare, oserei dire. Finalmente Cecil può utilizzare i suoi attacchi e tutti quanti adesso possono fare danno. Allora, esatto, con lui faccio le cure. Non ho bisogno di, diciamo, non ho bisogno di utilizzare le magie di Tella. Posso utilizzare Tella soltanto come curatore in questo caso. E con tutti quanti gli altri, quindi con Cecil, con Young e con Sid, vado giù pesante di attacco. Non fa neanche tantissimi danni adesso, a dire la verità. Però è sempre giusto tenere un curatore di lato per evitare colpi critici o comunque evitare in generale sorprese che non vogliamo. Adesso finalmente è tutta un'altra storia. Vedete, basta tenere uno come Tella che cura, e questo boss praticamente lo divorate. Lo divorate senza neanche grosse difficoltà. Certo, il primo fuoca che ha fatto, che ci ha tolto 3.000 a testa, era tanta roba, eh. Il problema è che ora ha messo anche veleno, credo, su ognuno di noi. Perché per essere accasciati così vuol dire che ha messo veleno. Ma Esna non posso farlo a tutti. Ah no, ha messo crisi addirittura. Dissipazio, scan, levita. No, levita no. Qua ci vorrebbe rigene, a dire la verità. Perché il contrario di crisi sarebbe rigene. Ma purtroppo non ce l'ho con nessuno, rigene. È ora di cambiare forma. Questo succede perché ho praticamente sconfitto la prima parte del boss. Ok, la crisi? No, la crisi c'è ancora. Crisi può essere una bella scocciatura. Oddio. Mi ha tolto un bel po'. A parte il fatto che adesso a Sid posso cambiare l'equipaggiamento, perché me lo sono scordato. Posso togliere. Ecco, vabbè, sì, ciao. Sì, effettivamente adesso i danni sono molto più ingenti. Però, se non ricordo male, una volta che lui. Una volta che lui si trasformava in questo modo, doveva, tra virgolette, praticamente essere la fase finale. Quindi non dovrebbe avere troppissimi HP. Vabbè.
Ma basta! Madonna che palle! Cioè, non mi permette di fare nulla. Curiamo tutti. Oh, finalmente. Vabbè, però, Madonna, sei proprio una chiavica. Proprio una chiavica. Madonna. Ecco, prendete il martello di Mithril. Meglio tardi che mai. Vabbè, respiro oscuro. Vabbè, ciaone. Oh, vattene a cagare. Mi ricordavo non avesse tutta questa vita, però mi ha messo in difficoltà. Vabbè, anche per il fatto che giustamente la difficoltà è difficile. Però il problema è che non ho equipaggiamenti ancora al top. L'unico messo bene veramente è lui, è Cecil. Oh, grazie Edward. Hai ottenuto il cristallo della terra. Ora a questo punto posso utilizzare tranquillamente un bel salvagente. Perché tanto non ho bisogno di esplorare ulteriormente. Qui direi di utilizzare una bella tenda, anche se in realtà posso andare alla locanda a riposare. Anzi no, facciamo una cosa. Dato che siamo col Chocobo, che adesso tornerà praticamente a casa, così si può dire, utilizziamo la tenda. Adesso col Chocobo ritorneremo alla foresta automaticamente. Esatto. Usciamo dalla foresta e io direi che comunque per questa puntata può essere tutto, così nella prossima poi andiamo a consegnare il cristallo e vediamo effettivamente che cosa succede. Quindi per il momento è tutto, io al solito vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.